Grave danneggiamento nella notte alla fiera di Padova, imbrattata con la vernice rossa l'intera facciata con scritto No Vax, indagata la Digos. Aggredita da un gruppo di baby bull al Duomo, la procura ha chiuso le indagini, riconosciuta dalla vittima una 21enne kosovara al vaglio le posizioni di 7 minorenni. Polemica sulla moschea di via Turazza con i residenti esasperati per le preghiere notturne ad alto volume. Parla l'avvocato di un residente minacciato per aver chiesto di poter dormire. Sparisce il leone alato dalle tessere sanitarie, a decidere un decreto ministeriale. Il consigliere regionale Luciano Sandonà porta la questione a Palazzo Ferrofini e dice inaccettabile. L'Università di Padova è pronta a intitolare un'aula studio a Giulia Cecchettini. Tanto continua la protesta degli studenti per le borse di studio. Nel primo pomeriggio sit-in davanti al Bo. 170 ricercatori della Città della Speranza, convegno da giovedì a Galzignano Terme, dallo studio degli organoidi, possibilità di nuove cure per i piccoli malati di tumore. Esonero clamoroso sulla panchina del calcio Padova, dopo il pareggio di domenica la società ha deciso via Vincenzo Torrente e Massimo Oddo, il nuovo allenatore di Biancoscudati. Buongiorno, benvenuti al TG di Tele Nord Est. Apriamo questa edizione con un atto vandalico clamoroso che riguarda la fiera di Padova, ma ci racconta tutto Chiara Gaiani, che è sul posto per noi. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristario che Allende ci troviamo proprio davanti al padiglione 7 della Fiera di Padova. Le persone, le numerose persone che passano di qui ogni mattina, perché questa è la strada principale, una delle strade principali del movimento a Padova che conduce poi verso la stazione, guardate che spettacolo si sono trovate davanti. Una serie di scritte rosse spruzzate anche ad una certa altezza che coprono 90 metri, quindi l'intera superficie, l'intera facciata di questo padiglione, tutte scritte Novax con varie minacce anche di morte, con insulti nei confronti del presidente del Veneto Zaia, scritte che sono state appunto spruzzate, vedete, di due colori diversi, quelle più in alto sono state proprio lanciate a spruzzo. Un'azione simile a Padova in fiera non si era mai vista, un'azione che è partita con l'oscuramento della telecamera di sorveglianza presente proprio lungo via Tommaseo, per poi appunto arrivare a coprire l'intero, partendo da qui, dalle mie spalle, dove ha sede lo Smart Center, un'azienda che si occupa di transizione industriale. Che cosa è accaduto? Lo avete potuto ben vedere. Il presidente di Padova Fiera è molto preoccupato, Nicola Rossi, perché è un danno molto grave, non solo dal punto di vista economico, ma anche un danno d'immagine per la città. Alla vigilia di due appuntamenti importanti, un appuntamento dedicato all'elettricità che sarà ospitato proprio da questo padiglione che si apre nella giornata di giovedì, e un appuntamento dedicato al benessere, occasioni di rilancio per l'ente fiera che peraltro è in grave sofferenza da molto tempo. La fiera non ha direttamente delle telecamere di videosorveglianza, perché ci raccontava il presidente di Padova Fieri, atti vandalici di questo tipo qui non sono mai accaduti, quindi si sono trovati davvero tutti impreparati. Si studierà anche questo, cioè quello di inserire delle telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo si sta lavorando alacremente, senza sosta, per individuare una ditta che sia in grado di ripulire la facciata, e si parla di un costo che potrebbe superare di sicuro i 10.000 euro, sfiorare i 20.000 euro, quindi capite che stiamo parlando di cifre importanti. Sull'episodio indaga la Digos, sicuramente non ha agito solo una persona, probabilmente sono arrivati in due o più anche per i due colori. Non era in realtà proprio la primissima volta che accadeva, ma in dimensioni molto più piccole, un atto inneggiante insomma contro la violenza di genere era stato fatto durante, lo ricorderete, quello straordinario corteo che aveva portato lungo le vie della città 15.000 persone per onorare la memoria di Giulia Cecchettin. Ma allora sentiamo lo shock di chi
comunque qui lavora e che questa mattina si è trovata davanti a questo spettacolo, uno spettacolo visto da tutti, vi assicuro, noi siamo qui da qualche minuto, che tutte le persone che passano ovviamente si girano a guardare, scattano anche delle foto, alcuni hanno realizzato il video, ma allora noi vi lasciamo all'intervista che con il collega Cristian Rocchiaiende abbiamo raccolto con il direttore dello Smart Center Matteo Faggin, che è una appunto delle aziende coinvolte in questo che possiamo definire sicuramente un danneggiamento, uno sfregio in questo momento alla città. È stato uno shock arrivare in ufficio stamattina? Assolutamente, trovarsi la sede in queste condizioni potete immaginare che non sia gradevole, è anche un dispiacere perché un luogo deputato ad accompagnare le imprese e i lavoratori nella transizione digitale viene deturpato proprio su tematiche legate alle nuove tecnologie e quindi potete capire, insomma, doppio dispiacere. Avete avuto qualche segnale, qualche sentore? È la prima volta che capita un'azione così anche violenta nelle forme? Sicuramente la prima volta, non avevamo avuto segnali in questo senso. Certo, sappiamo esserci diciamo del malessere rispetto ad alcune nuove tecnologie, cerchiamo di aiutare la transizione anche spiegando il ruolo delle tecnologie, quali sono poi gli aspetti tecnici che devono aiutarci a comprendere effettivamente appunto il dettaglio e anche eventuali impatti sulla cittadinanza. Questo fa parte del nostro mestiere, però sì, non ci eravamo mai trovati di fronte a qualcosa di questa violenza. Restiamo nella pagina della cronaca, torniamo a parlare delle aggressioni delle baby bulle in centro a Padova. Dopo quasi 2 anni dalla violenza è stata chiusa l'indagine sull'episodio di bullismo avvenuto nell'ottobre del 2022 in via Dietro Duomo in pieno centro a Padova, un luogo che purtroppo è stato più volte teatro di episodi di violenze tra ragazzine. Una 21enne di origine kosovara residente a Selvazzano è accusata di rapine e lesioni in concorso con 5 minorenni per aver strattonato, picchiato, tirato per i capelli e derubato dal cellulare una giovane circondata di sera in pieno centro. Le minorenni sono state denunciate alla Procura dei Minori di Venezia. Proseguono invece le indagini per altri 2 episodi di bullismo tra ragazze avvenuti sempre a Padova nei mesi scorsi. Il primo lo scorso novembre, quando una 14enne è stata aggredita da 2 sedicenni sempre in via Dietro Duomo. In un video le sequenze agghiaccianti della violenza e della cattiveria usata dalle minorenni per umiliare la ragazzina, costretta ad inginocchiarsi a terra e chiedere scusa. Per le bulle è già stato disposto il cosiddetto Daspo Willy, che impone il divieto di frequentare locali e alcuni esercizi pubblici. Infine l'episodio più recente è avvenuto in zona San Bellino all'Arcella, in mezzo alla strada. La vittima minorenne è stata aggredita dalle bulle sue coetanee per questioni di gelosia. È stata colpita con calci alla testa, ripresi anche in questo caso e postati sui social per vantarsi, una prova che però incastra le violente. E un 17enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a Padova. I poliziotti della squadra mobile impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno visto il minorenne in compagnia di un amico di 16 anni nascondere in modo sospetto qualcosa sotto la cintura dei pantaloni. Si trattava di un coltello a serramanico in tasca, il ragazzo aveva anche un pezzetto di hashis. I 2 minorenni stavano passeggiando in via Belzoni vicino al liceo artistico Selvatico. E ora vediamo le polemiche legate all'attività della moschea di via Turazza a Padova. Nei momenti di Ramadan accade che la preghiera del mattino, quindi quando viene fatta nelle ore presto del mattino, e tutti i canti disturbano la quiete pubblica e la quiete delle persone che vivono a fianco alla moschea. L'avvocato che sostiene un residente di via Turazza racconta quello che sta passando da tempo il suo assistito, un padre di famiglia che preferisce non mostrarsi in volto per paura di ripercussioni, visto che ha affrontato un calvario giudiziario di 2 anni. L'uomo, solo per aver chiesto in passato di abbassare il volume degli altoparlanti di notte durante la preghiera, è stato spintonato, insultato e poi a sua volta denunciato. Lui viene aggredito, ci sono le immagini video, e lui si difende facendo dei passi indietro e rifugiandosi dentro il cancello di casa, viene aggredito verbalmente con lancio di materiale, e oltre il danno la beffa e gli viene
viene accusato, quindi viene denunciato per lesioni personali e per danneggiamento. Il procedimento alla fine è stato archiviato e il residente è stato dichiarato non colpevole, ma resta la questione della difficile convivenza tra chi vive in via Turazza e i frequentatori della moschea. Tanto che qualcuno, in risposta alle preghiere notturne, ha acceso della musica, ottenendo in risposta insulti e minacce da parte degli frequentatori della moschea. Ma qui non è una questione di moschea, perché non è la fede musulmana in questione, è il rispetto, perché è una battaglia che comunque farebbe chiunque, anche nei confronti di un prete di periferia che mette le campane alle 4 della mattina. Cioè non è il culto musulmano il problema, è il rispetto delle persone che hai a fianco. Questo audio è stato registrato di notte in via Turazza a Padova da alcuni residenti che abitano vicino al centro islamico molto frequentato, soprattutto nel periodo del Ramadan. Il marciapiede viene anche riempito di biciclette che impediscono il passaggio. Esasperati e preoccupati, i residenti hanno scritto così al sindaco e ieri la vicenda è stata discussa in consiglio comunale. Cambiamo decisamente argomento perché è stata superata l'epidemia di scabbia nel centro servizi anziani Mantegna di Campodarsego dopo che una ventina di ospiti erano risultati positivi. La direzione aveva tenuto costantemente monitorato la situazione con continui aggiornamenti anche con l'USEI competente per il territorio e informato i familiari degli ospiti. I casi sospetti sono stati sottoposti a visita dermatologica, conclusi i trattamenti, la situazione all'interno della struttura che ospita 120 anziani è tornata alla normalità. Cambiamo ancora argomento, anche se a cavallo fra politica e sanità, perché se ne va il leone dalla tessera sanitaria ed è subito polemica. Le due tessere sanitarie sembrano uguali, ma non è così. La prima, prossima alla scadenza, presenta l'indicazione regionale e in alto a destra la riproduzione del leone di San Marco. La seconda, consegnata da qualche settimana, non li riproduce più. Una decisione assunta 2 anni fa dai funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contro cui già allora si era mosso Luciano Sandonà, consigliere regionale della lista Zaia. Questo decreto che doveva semplicemente aggiornare qualche dato presente nella tessera sanitaria, ne hanno approfittato per togliere il leone di San Marco e per togliere i simboli regionali dalla tessera sanitaria. Questo per il Veneto è inaccettabile. Ho sollevato la questione per tornare alla veste grafica precedente, quella che c'è sempre stata, quindi con l'indicazione anche della regione. Sappiamo che la tessera sanitaria viene utilizzata non solo come tessera sanitaria, ma anche come indicazione del codice fiscale da parte di tutti i cittadini. Non c'è alcun motivo da parte del Ministero di togliere, diciamo, l'indicazione regionale che, ripeto, vi è sempre stata con le nuove tessere la cui veste grafica era stata decisa 10 anni prima. Luciano Sandonà domani porterà una mozione sul tema durante il Consiglio regionale. Un'applicazione del decreto del 2022 quasi a orologeria che stride con l'avvio della discussione del decreto sull'autonomia in calendario il 29 aprile alla Camera dei Deputati. C'è un progressivo accentramento delle funzioni diciamo verso Roma. E questi sono segnali di allarme che arrivano da più parti. Del resto abbiamo visto il dibattito sull'autonomia, che dovrebbe essere normale in un paese normale e civile. Ricordiamo che i paesi più avanzati nel mondo sono tutti paesi federali. Questo credo faccia parte anche di un certo tipo di idea che si stanno facendo, diciamo, certi magari funzionari a livello statale. Questo non è opera politica. Continuano i controlli dei carabinieri di Abano Terme nel territorio del parco dei Colli Ugani, preso d'assalto in queste giornate di primavera. Nel pomeriggio di ieri a Teolo i militari hanno sorpreso 6 giovani motociclisti tra i 18 e i 21 anni lungo il sentiero numero 17 del Monte della Madonna, sui percorsi fuori strada in zone vietate alla circolazione dei mezzi a motore. I giovani, tutti residenti nel Padovano, sono stati multati. Cambiamo ancora argomento perché l'Università di Padova intende dedicare un'aula studio a Giulia Cecchettin.
Un'aula studio al piano terra del campus universitario di via Gradenigo verrà intitolato a Giulia Cecchettin. La decisione è stata già deliberata all'unanimità dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione lo scorso 25 gennaio. Ora verrà sottoposta al Senato Accademico dell'Ateneo. Un passaggio formale ma necessario per permettere l'intitolazione di un'aula alla studentessa 22enne di Vegonovo, uccisa per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Dopo l'intitolazione, subito dopo la morte di Giulia della Panchina Rossa, nel giardino del Dipartimento di Ingegneria al Portello e il conferimento della laurea lo scorso 2 febbraio, in una cerimonia pubblica, arriva un altro atto dell'Università per non dimenticare la studentessa 22enne. Intitolare un'aula studio vuol dire dare un segnale tangibile agli studenti, sostiene il professor Gaudenzio Meneghesso, direttore del DEI. Serve a ricordare quel tragico evento. L'aula, che probabilmente verrà inaugurata a settembre, può ospitare 96 studenti ed è aperta dalle 8 alle 19.30, dal lunedì al venerdì. Restiamo all'università, dove nel pomeriggio è fissata una seduta del Senato accademico per discutere la mozione per la sospensione del bando del Ministero degli Esteri per la cooperazione scientifica con atenei israeliani. Fuori dal Palazzo del Bo è atteso il sit-in dei collettivi studenteschi di estrema sinistra riuniti nell'Assemblea permanente per la Palestina del Polo Beato Pellegrino. Nel frattempo, ieri gli studenti di UDU hanno denunciato che sono ancora più di 2.400 gli universitari idonei non beneficiari di borse di studio. Gli studenti chiedono spiegazione all'assessore regionale Elena Donazzan. E cambiamo ancora argomento, andiamo a vedere la Città della Speranza e i progetti di ricerca. I ricercatori della Città della Speranza a confronto per 3 giorni al 4° retreat dell'Istituto di Ricerca. 3 giorni a Montegrotto Terme per confrontarsi sulla ricerca e sui suoi sviluppi nella salute dei più piccoli. Siamo alla 4ª edizione, è un incontro importantissimo, vengono 170 ricercatori della Torre e in questi 3 giorni ogni gruppo presenterà le più recenti scoperte che sono state fatte qui in Torre e soprattutto vi sarà uno scambio di idee fra vari gruppi, perché una delle cose importantissime è condividere la ricerca, lavorare insieme. Molti passi avanti fatti negli anni grazie agli sforzi dei ricercatori. Il punto di situazione sulla ricerca che mira, e questo è lo spunto che ha dato vita a tutta questa migliore attività che porta avanti la Città della Speranza, i progressi che sono stati fatti per far crescere le percentuali dei nostri piccoli che devono riuscire ad essere così fortunati da diventare grandi anche loro. Personalizzare le cure grazie anche all'uso degli organoidi che permettono di migliorare i trattamenti. Sono piccoli agglomerati di cellule dove si può testare un farmaco che può andare bene meglio per quel paziente rispetto ad un altro. Quindi capite bene che non si può testare questo su un bambino, ma si può iniziare una terapia migliore su un determinato paziente che risponde meglio a quel farmaco rispetto a quello magari della canonica terapia. Chiudiamo con lo sport, clamoroso cambio sulla panchina del Padova. La notizia arriva inaspettata e clamorosa nella prima serata di lunedì. Vincenzo Torrente non è più l'allenatore del Calcio Padova. Al suo posto la dirigenza biancoscudata ha richiamato Massimo Oddo, che guiderà la prima squadra fino a fine stagione. Corsi e ricorsi, visto che Mister Oddo si era già seduto sulla panchina Euganea nel 2022, raccogliendo il lavoro di Mister Pavanel e portando il Calcio Padova fino alla finale di playoff persa contro il Palermo. Una notizia tanto clamorosa quanto inattesa quella dell'esonero di Torrente, allenatore mai messo in discussione dalla società. La decisione arriva dopo il pareggio contro il Lumezzane, che ha regalato la matematica promozione in Serie B al Mantova. Alla dirigenza non è piaciuto l'atteggiamento della squadra nelle ultime partite. In previsione dei play-off, quindi, è stato scelto di dare una sterzata per motivare lo spogliatoio.
Ora quindi la palla passa a Massimo Oddo, che oggi guiderà il suo primo allenamento e che farà il suo esordio in campionato sabato prossimo a Leuganio contro l'Atalanta Under 23. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.